Iniziamo da dove finisce il trailer praticamente, seguendo Altair. Ha un nome sto ricordo, Fuga in Extremis, ok. Non lo sapevo. Ok, sequenza 1, come tornare a casa è inteso Masyaf. Miglioramento grafico abbastanza netto, eh. Ogni Assassin's Creed ha tolto Brotherhood, partiamo sempre facendo a pugni. Oddio, anche nel primo si parte in realtà combattendo. E dopo che si andò coi pugni. Vabbè, questo è più un tutorial come arrampicarsi, ma penso che lo sappiamo un pochino. Rotta. Strano. La mappa assolutamente migliorata. Attacchiamo, forza. Fatemi vedere il combat system. Oh. C'è lo slow motion, che bello. Lo slow motion sull'ultima uccisione, tanta roba. Qua c'è il famoso montacarichi, di cui noi ormai siamo espertissimi. Bello, in sincro. E poi Altair è più veloce però. Ancora in sincro. Recuperalo. Minchia, c'ho le vertigini. Palesemente in 5D qui. Palesissimo. Ok, andiamo su. Mi devo spostare per forza. Bravo, coglione. Vabbè, forse era meglio da qua, sapete? Ok. Immagino ci sia questo adesso, sì. Il rumore è sempre lo stesso, che bello. Ma tra poco cambierà. Va bene, allora, dov'è il punto di osservazione? Altair, deciditi, è qua, ok. Interagisci, scusa. Salto della fede, questa è la fortezza di Masyaf, di Al-Mualim. Ah, furbissimo lui. Va inseguito. Ho bisogno di combattere. Ah, direttamente con la lama 100% di sincronizzazione. Perché ho ucciso un templare con il contrattacco senza saperlo, però ho fatto il 100%. Grazie, lo sapevo che sono disponibili sulla minimappa, grazie.